Salve a tutti e bentornati su Sonic Lost World. Nello scorso episodio abbiamo completato Tropical Coast e prima di fare quello che dobbiamo fare oggi devo dirvi una cosa abbastanza importante, perché praticamente tra lo scorso e questo episodio sono andato a rifare il primo livello del gioco, proprio il primo di Windy Hill, per vedere se riuscivo a trovare qualche meccanica nuova che ancora mi era ignota. E una volta che ho finito quel livello mi è spuntato questo Tropical Coast zona punto interrogativo. Non ho idea di cosa sia e lo scopriremo in futuro, direi, perché il nostro compito per oggi sarà completare Frozen Factory, cominciando dalla zona 1 con il Wisp Laser. Ah, Sonic e i livelli, ok, i livelli innevati con una musica stupenda. Veramente, quando penso a zone innevate di Sonic, viene solamente in mente musica bella. Anche perché pensateci, e ogni volta che penserete ad una zona innevata di Sonic, anche se purtroppo non sono frequentissime, vi verrà in mente solo la sua musica stupenda. Tipo Hilltop di Sonic 3, oppure Sonic Unleashed, Team Sonic Racing, questo Sonic Lost World. I mondi innevati di Sonic sono sempre bellissimi, hanno sempre una musica stupenda. E ovviamente questo titolo non fa eccezione. Dammi un ring, mi serve un ring. Ok, niente, un ring per me, va bene come vuoi. E una volta usciti da questa serie di tubi arriveremo in questa seconda zona, che è inutile non... è inutile, non ci sarà niente qui, ma devo rifare perché sono negato a giocare, soprattutto il ghiaccio scivola. Aia, perché Sonic sei tornato? Va bene, rieccoci qui. A quanto pare funziona anche questo metodo, che era assolutamente inteso ed era assolutamente quello che volevo fare. Va bene, a parte scherzi, adesso vediamo di non morire troppe volte. Cominciamo benissimo con questo episodio, eh. Ok, saltiamo bene anche qui, perché è abbastanza facile cadere quando si può scivolare così facilmente. Ok, ho mancato la molla, ma non importa perché siamo comunque arrivati qua. E comunque sì, questa alimentazione innevata è bella e tutto, livelli e musica bellissima. Però questo mondo non è immacolato, perché c'è un livello in particolare che non è proprio tra i miei preferiti del gioco, ma comunque lo vedremo tra poco, quindi non sto a spoilerarvi troppo. Intanto prendiamo questa campana facendo salti piccoli, e per fare salti un po' più piccoli semplicemente premete il tasto di salto quando non siete proprio nel punto migliore, così, ok. Pratica. Per fare il salto alto premete il tasto X quando o B o A, dipenderà da dove giocate. Non esattamente quando quando siete sulla nuvola, ma un po' prima, in modo tale da fare, ok, in modo tale da fare un salto un po' più piccolo. Oppure potete anche semplicemente non premere niente per fare salti ancora più piccoli e così riuscire ad andare più velocemente su nuvole del genere. Ma preferisco tornare indietro, perché qua c'è una cosa interessante chiamata serie di numeri, che ci garantirà una vita extra, quindi se mi interessa. Ok, siamo a 41 vite, niente male, niente male. Perfetto, una volta arrivati qua dovremo andare dall'altra parte, se non sbaglio. Sì, infatti, perché il ringhiera rossa è proprio su questo lato. Dobbiamo salire su questi cosi facendo attenzione alle onde sismiche che emettono quando si schiantano al suolo. E preso. Liberiamo anche gli animali, già che ci siamo. Anche se, come al solito, abbiamo già animali a sufficienza per raggiungere il boss dall'episodio prima, ma fa niente. Per sicurezza direi di prenderci anche il Wisp Laser, anche se non dovrebbe servirci troppo per ora. In effetti non so se abbiamo mai usato qui il Wisp Laser. Vabbè, poco importa.
adesso dobbiamo... No, 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 fammi tornare... Va bene, non importa, qua possiamo tornare indietro molto facilmente, quindi non preoccupatevi se lo mancate adesso, perché ci basterà buttarci giù. Easy. Pratica è un sistema di tubi che vi conduce sempre nella stessa... Aia. Negli stessi posti. Quindi, sì, come detto, non preoccupatevi se non riuscite a prenderlo al primo tentativo. Facciamo così, magari. E non ce l'ho fatta. No, no, no. Aspetta. Forse riesco a fare una cosa del genere. Sì, ok, perfetto. E adesso possiamo risalire in modo normale per progredire con il livello. Salve lei. Ok. Queste tappe possono essere piuttosto fastidiose, quindi è meglio se ve ne sbarazzate il prima possibile. Ok, adesso che siamo qua sopra possiamo andare avanti per arrivare alla zona dove dovrebbe esserci, non mi ricordo se è l'ultimo o il penultimo. Ok, sì, l'ultimo coso, che si chiama Rinsale Rossa. Ok, adesso quello che dobbiamo fare è arrampicarci così, andare così. Perfetto. Sono caduto, ma non importa. E una volta tornati qui possiamo prendere la strada intesa, ovvero non saltare semplicemente, per arrivare alla fine del livello. E il nefasto che ci attende dopo questo livello, ovvero in questo mondo, è uno dei miei sfavoriti. Anche se non è molto indicativo perché non vado matto per nessuno degli Zeti. Ma non importa. Wow, non sarà un tantino esagerato? Cavolo, ma di quanti macchinari militari hai bisogno, scusa? Se tu non li distruggessi continuamente, non me ne servirebbero così tanti. E finito. Ehi, grazie mille! Nessun problema. Che peccato, avevi un chip vocale costruito da un vero incompetente. Preferivo di gran lunga quando cercavo di farvi fuori. La sensazione reciproca, faccia d'uovo. Wow, wow, wow! Prima di farci fuori a vicenda, ricordiamoci del perché stiamo lavorando insieme. Ok, per favore me lo ricordi. Tails, abbiamo bisogno di Eggman perché spenga la sua macchina. E non pensi che possa farlo io? Cosa? No, io mi fido di te, è solo che... No, non è vero. Tu ti fidi di più di Eggman. E questo non mi va giù. Io credo in te, Tails, ma il mondo intero è in pericolo perché ho fatto una stupidaggine. E a me questo non va giù. Veramente, quello che non va giù è dover sentire questa conversazione. Eggman, chiudi il becco! Non ho ancora capito il motivo, ma in questo gioco Tails è decisamente più aggressivo. E ripeto che non so bene perché, ma non importa. Frozen Factory Zona 2. Come mai sei ancora qui? Mi sto soltanto preparando. Beh, sembra che te la stia prendendo comoda. Certo, e infatti io ti faccio comodo, giusto? E allora se ti dicessi che ho scelto te perché so che sei veloce, intelligente e l'unica che può battere il pidocchio blu. Wow, direi che hai trovato la ragazza giusta. Talmente facile che mi sento quasi in colpa. Quasi. Sì, vi presento Zina. Va bene, quello che dobbiamo fare in questo livello è praticamente essere questa palla di neve gigante che va in giro e dobbiamo raccogliere ring che non potremo collezionare fino a quando la palla di neve non sarà andata distrutta. O almeno mi pare che funzionasse così, anche perché non vedo come abbiamo modo di collezionarli ring se siamo sempre all'interno. Va bene, adesso comunque quello che dobbiamo fare è andare qui. E questo coso ci lancerà in aria. Bene.
Ok, no, semplicemente arrivando a un checkpoint possiamo raccoglierli. Per prendere Ring Stella Rossa dobbiamo colpire queste palle da biliardo e compariranno, il Ring Stella Rossa comparirà davanti a noi. Adesso andiamo dritti, dovremmo fare... Ok, dovrebbe andare benissimo. Non cerca di superare trappole, nemici e tutto il resto. Secondo me mi piace. Cosa te lo fa... Va bene, come vuoi. Qua c'è il secondo. Magari prima prendiamo il checkpoint per sicurezza. E successivamente prendiamo questo. Questo coso. Per fortuna ho preso il checkpoint prima, perché sapevo che sarebbe potuta capitare una cosa del genere e non volevo rischiare di dover rifare il livello da capo. Ok, stavolta ce l'ho fatta. Adesso andiamo avanti. Possiamo distruggere Bednik con un solo colpo, il che è ottimo. Oh no. Ok, sì, per fortuna non... Giusto. Se i nemici vi distruggono la palla è morte istantanea. Ed è per questo che i Clubnit sono tra i nemici più odiosi di tutto il gioco. Le bombe non fanno danno, comunque stavo dicendo, per fortuna. Ok, direi adesso di schiacciare direttamente lui, perché se schiacciamo i nemici... Dai. Dicevo che se schiacciamo subito i nemici si distruggono anche i loro proiettili. Quindi ci conviene farlo. Mamma mia, era ad un passo dal colpirmi, ma non mi ha colpito, quindi va bene così. Adesso siamo sul roller coaster con questa palla di neve per qualche motivo. Quelli che prendono l'iniziativa. Ma non riuscirai ad avvicinarti a mie peste blu. Va bene, come vuoi. Allora, su quell'isolotto non mi pare che ci siano altri ring stella rossa. Quindi andiamo avanti tranquilli. Ok, occhio, perché questi polli sono in grado di spingere anche la palla. Non in modo tanto efficace quanto colpisce noi, però comunque sarà in grado di rallentarla. Ok, adesso qua c'è il terzo. Perfetto. Che però raccoglieremo solamente quando avremo aggiunto il checkpoint, che è esattamente qui. Bene. Il quarto è subito dopo. Mamma mia, quelli grossi sono gli unici che possiamo sconfiggere, ma sono un po' pericolosi. Quindi, sì. Ah, e quei nemici stanno dormendo, quindi un po' mi è dispiaciuto svegliarlo, ma non è che avessi molte alternative. Ok. Oh no, l'ho mancato. Ok, mi conviene. Conviene buttarsi, va bene, dovremmo rifare il livello poi. Che fastidio aver perso proprio. Scusatemi. Scusatemi. Posso uscire, per favore? Grazie. Mamma mia, questi nemici sono un vero e proprio casino. È proprio un peccato aver perso l'ultimo di Ring Stella Rossa, ma non ci posso più fare molto, quindi è inutile piangere sull'attraversato. Semplicemente dovremo tornare in questo livello alla fine dell'episodio per riprenderlo. Vorrei far notare comunque che ogni volta che manchiamo un Ring Stella Rossa è sempre nel secondo livello del mondo. Coincidenza particolare, anche perché abbiamo perso solamente un Ring Stella Rossa nel primo mondo oltre ad oggi. E sì, adesso è il momento della battaglia boss. E per questa battaglia boss dobbiamo praticamente colpire tutti i guazzini finché non troveremo quello con Zina. E dobbiamo colpire Zina, ovviamente. Cioè, non la manco completamente come ho appena fatto. Dov'è Zina? Salve Zina. Posso per favore colpire Zina? È molto poco pratica da comandare questa palla di neve. Ok. Adesso, occhio a colpire quelli con la bomba, perché se non sbaglio vi distruggono la combo, quindi vi conviene non toccarli. Esattamente quello che ho appena detto. Adesso dobbiamo aspettare che rispuntino. Eccoli qua. E ce l'abbiamo fatta. Addio. O forse no. Ok. Dobbiamo fare così. Ho sbagliato.
O forse no. Ci manca giusto questo e un altro paio da quest'altra parte. No, non me lo sono mai chiesto in effetti. Va bene, perché sto parlando con Zina? Vorrei possibilmente colpire questi due pazzi. Neve, sei seria? Dove sei? Se mi rubi il vestito, me lo ricompri. Va bene, devo resistere alla tentazione di rispondere. Ok. Addio. Devo andare, chiamami. Oh, è stato un livello parecchio doloroso, ma il peggio di questo mondo deve ancora arrivare. Vedetemi. Abbiamo rotto il ghiaccio e non è soltanto una metafora. Il tuo impegno è impressionante, Riccio Blu, ma sei destinato a fallire, come il ciccione ha fallito prima di te. Il ciccione si mangerà anche i vostri cuori, sporchi imitatori di Eggman! Wow! Le tue minacce sono divertenti quasi quanto i tuoi baffi. Le tue invenzioni sono degne di lode, però diventiamo sempre più forti man mano che assorbiamo la linfa vitale del vostro mondo. Già, me ne sono accorto. Dove vivrete quando il vostro pianeta non esisterà più? Oh, è vero! Neanche voi esisterete più! Un vero peccato! Brucerò i vostri mondi, brutta feccia ribelle! Distruggerò ciò che amate mentre voi guardate! Capo, le sue mani! Fino a che riuscirò a strangolare uno ZT, le mie mani staranno bene. Dobbiamo entrare in questo livello per prendere l'ultimo. No, dai, facciamo fine episodio. Tanto andiamo in quel livello. Frozen Factory Zona 3. Che è il livello casino di questo gioco. Perché sì, in ogni singolo gioco di Sonic. Quasi in realtà. Comunque, quasi in tutti i giochi di Sonic c'è almeno un livello pinball o casino. E cose simili. Gli unici in cui non mi ricordo che ce ne fossero sono Sonic Adventure 2 e Sonic Unleashed. Ma per il resto, in Sonic 1 ci sono Spring Yard e... no, sarete già meno. Comunque c'è Spring Yard che ricorda un po' un tema da casino e cose così. Poi in Sonic 2 c'è la zona proprio del casino e anche in Sonic 3 Knuckles. Sonic Mania anche. In Sonic CD c'è la battaglia boss basata sul pinball. Va bene, non credo che serva continuare. In Sonic Adventure ovviamente c'è lo stage. Va bene, come ho detto, non serve che io continui. Figurati, grazie. Non serve che continui. Adesso il primo Link Stella rossa è qui. E occhio perché questi cosi si possono rompere molto facilmente. E adesso possiamo usarli per prendere questi gettoni che ci serviranno per andare molto in fretta di là. Non ci servono a tantissimo in realtà, se non per appunto andare veloci, ma sì, dovranno andare molto, molto veloci. Va bene, e adesso questa è la parte peggiore del livello. Pinball machine. Secondo, ok, devo usare R2 e L2 per far andare, o ZR, ZL, LBRB, pare che si chiamino così in su Xbox. Ok, sì, dovevamo prendere, non ho visto quanti, intorno ai 700-800 punti comunque per poter entrare qua dentro e andare avanti con il livello. Vorrei, dai, posso? Per favore, per... fatemi andare avanti, grazie. E vai. E
il terzo Ring Stellosa sarà molto doloroso. Va bene, non mi aspettavo. Ok, adesso dobbiamo prendere il prossimo Ring Stellosa saltando su questa molla, che non è una vera e propria molla come tutte le altre, ma comunque sì, ha la forma di una molla e i colori di una molla, quindi la chiamerò molla. Adesso fatemi andare verso l'alto, perché volevo prendere questi, ma non importa, come ho già detto, non sono indispensabili, anzi non fanno praticamente nulla. Ok, volevo provare a fare una cosa interessante, ma non credo di essere in grado di farlo, quindi riprenderò alla maniera normale. Adesso qua non dovrebbe esserci niente in effetti. Sì. O forse sì, perché è un modo più rapido per arrivare nella zona dove dovevamo arrivare. Adesso per prendere il terzo Ring Stella rossa dobbiamo arrivare in cima a tutto. Wow, come ho fatto a finire qui? Non dovrebbe essere umanamente possibile arrivare qui. Va bene, siete pronti a vedere una compilation di miei morti per 41 volte? Non vedo l'ora. Ecco perché questo livello è uno dei peggiori del gioco. Questa meccanica è... Questa meccanica non ha mai fatto impazzire, sicuramente non me, e non ha mai fatto impazzire, credo, nessuno. Quindi non capisco perché Sega si ostini con il pinball. Ok, esiste il gioco Sonic Spinball. Non basta? C'è anche il livello in Sonic Frontiers del pinball. Mamma mia, pompero. Qualcosa dice che non sarei dovuto arrivare lì. Ok. Ok, Triple Sonic, grazie. Triple Sonic è stato completamente inutile perché sono morto un'altra volta. E credo che dovrò fare un montaggio fino a quando non sarò arrivato in cima. Anche perché se esco prima del dovuto dovrò rifare il livello da capo, mi sa. Qui sì, oh no, ok. No. Ok, ok, triple bar va bene. Basta, non voglio entrare qui. Ok. No, dimmi che questo è un softlock. Ok, no. Per un attimo avevo paura di essermi softlockato e mi sono spaventato. Ok. No, no, basta, basta, non ne posso più. Ci vediamo quando sono arrivato in cima. Sì, sì, sì. Io ora voglio nome e cognome di chi a Sega ha pensato che questa fosse una buona idea per un livello. Io voglio nome e cognome di questa persona. Ah, mamma mia, quanto odio questo livello. Va bene, comunque adesso prendiamo la campana e dovremmo stare un po' più tranquilli. Adesso, dimmi che tu diventi... Aia, sì, diventi un Ring Stella rossa.
E l'ultimo è proprio da sopra. Quindi non dobbiamo più curarcene. Non dobbiamo più preoccuparcene. Dai. Forse riesco a farcela passando da qui. Please? No, ok. Magari devo partire da un po' più indietro. Aspetta. Ok, ce l'ho fatta. E adesso possiamo arrivare alla fine, magari prendendo anche queste molle, se abbiamo voglia e il tempo e l'opportunità. Aspetta. Ok, sì, ce l'abbiamo fatta. È completamente inutile, ma fa niente. Adesso forse possiamo essere più veloci di queste cose. E sì, lo siamo stati. Fine livello. Oh, finalmente. Mamma mia, odio questo livello. Siga. Perché? Perché? Perché questo livello? Perché? Chi si ferma è perduto, Gelatina! Ti ricordo che per colpa tua ho lo smalto orrendamente speccato. Ora dovrò ricominciare da capo la manicure. Accidenti, parli sul serio? Ah, mi dispiace davvero tanto. Oh, beh, se la metti così... No, quello che intendevo è mi dispiace tanto che tu non abbia niente di meglio da fare nella vita. Oh, questa non la passerai liscia. Dammi il tempo di far asciugare lo smalto. Frase da assoluto Chad da parte di Sonic. Va bene. Adesso conosciamo i cugini gialli, certo. Conosciamo adesso i cugini rossi di quei nemici le palle spinate, ok. No, mi ha fatto cadere la vita extra. Come hai usato? Mamma mia, quanto è scomodo questa. Quanto è scomoda questa cosa che Sonic pattina sul ghiaccio. Non ha degli ottimi comandi, bisogna dirlo. Sonic non ha degli ottimi comandi quando quando si tratta di scivolare sul ghiaccio o di pattinare, per meglio dire. Ok, adesso saltiamo qui, anche se non è non mi pare che ci serva per... No. Ok, non mi pare che ci serva per Ring Stella Rossa, ma solamente per prendere questi animali. Ok, però nel dubbio andiamo qui perché non fa male. Riposare. Ecco che un riccio che non conosce la moda. Le scarpe sono inguardabili e i guanti bianchi decisamente. Beh, insomma. Queste, le scarpe Sonic sono basate su quelle indossate da Michael Jackson. Quindi... Beh, immagino che non siano così inguardabili. Giusto? Ok, io vorrei salire qua, se possibile, ma non so se... Non so se mi è più possibile farlo. Sicuramente non così. Posso, per favore, salire? Ok, sì, si può fare, bene. Adesso, il prossimo Ring Stella Rossa è più o meno sulla nostra strada, quindi non dovremmo avere troppi problemi a prenderlo. Eccolo lì. Non c'è il light dash in questo gioco purtroppo, ma se ci fosse stato il light dash sarebbe stato molto più pratico. Aia. Ok, no. Così cado nel vuoto e preferirei non cadere nel vuoto. Preferirei non cadere nel vuoto? Ok, dopo una laggata suprema del gioco e il mio quasi mancare il Ring Stella Rossa, rieccoci tornati a questo punto. Adesso non cadiamo stavolta, grazie mille. E occhio a queste palle che ci inseguono. E sono grandi, quindi ci fanno danno. E non mi pare che possiamo distruggerle a differenza degli altri, anche perché qua non siamo appallottolati, ma saltiamo come un pattinatore. Ok, checkpoint ottenuto e giù.
Bene, questa parte è un po' un casino, ma per fortuna possiamo rompere il ghiaccio con lo spin dash. Quindi stiamo abbastanza tranquilli. Volevo fare il doppio salto, non volevo fare la schiacciata. Così. Ok, potrebbe essere stata un'idea intelligente. Ok. E giù. Almeno li ho eliminati tutti. Ho preso qualche animale. Posso scendere, grazie. Vai così. E bene. Adesso qua c'è una vita extra, ok. Però mi pare che ci sia anche qualcos'altro dato a questi. Forse è più tardi. Tanto che ora vado a controllare dietro. Non dico di aver mancato. No, che non ho mancato sicuramente niente di. Allora adesso dobbiamo semplicemente fare attenzione e cadere nel momento giusto. Ovvero adesso. Ok, vorrei prendere anche questi, giusto perché mi garantiscono una vita extra. E anche questi altri 10, perché sì. Ok, eccolo qua il prossimo Mister Rossa. Non ho ancora capito se è inchiostro o cosa. Non importa, non importa, basta che vi arrivi vivo e non importa. Ok. E l'ultimo, gli ultimi due sono nella prossima zona. O forse qua c'è solamente il penultimo e l'ultimo davvero è nell'ultima zona. Adesso sbalziamoci di questi pinguini perché sono fastidiosi. Non ho colpito neanche uno, ma neanche loro hanno colpito me. Quindi I see this as an absolute win. E vediamo di trovare. Come ho fatto? Non ne ho idea, non mi importa. Ce l'ho fatta. Cerchiamo gli ultimi smeraldi, certo, come no. Gli ultimi Ringster Rossa. E adesso mi ricordo entrambi. Mi ricordavo l'ultimo, non mi ricordavo il penultimo. Ma adesso me li ricordo entrambi. E l'ultimo è, cioè il penultimo è qui sulla sinistra. Non riesco a parlare, aiuto. Ok. Per fortuna c'è questo Bednik che ci dà ring per qualche motivo. Perché Eggman ha creato un Bednik che ci dà ring? Non ne ho idea. Comunque qua c'è il penultimo. E l'ultimo invece è nella zona successiva. Ed eccoci qua. Adesso dovrebbe essere proprio sulla nostra strada. Però dobbiamo fare dobbiamo fermarci. Quindi preferisco non stare troppo nelle zone automatiche. Ok, adesso è necessario andare veloci. Perché è necessario andare veloci. E non penso che sia necessario salire qui. Ma anzi credo che quello che ci serve sia sotto. Cominciamo ad andare sotto questa volta. E perché sono caduto? Perché sono... Cosa mi ha fatto cadere? Non sto capendo. Non capisco, devo saltare mentre sono nella zona ancora automatica. Ok, a quanto pare devo saltare mentre sono nella zona ancora automatica. Ok, comunque dovevo andare nella zona sotto come immaginavo, perché il Ringster Rossa è qui. Ok, adesso ce ne manca solamente uno per completare questo mondo. E andiamo dal boss appena arriviamo nella zona giusta. Ehi, non si picchiano le signore, no? Beh, in effetti non posso dare torto. Ma non importa, sono Sonic. Non puoi piangere che mi rovino il trucco. Non piangere allora. Addio. Se le macchine non se ne vanno, vengo a cercarti. Questa battaglia è assolutamente ridicola. Finora la più facile di sempre. Letteralmente non ha neanche il tempo di attaccarvi che già potete mirarla e disintegrarla. Sul serio. Sono stanco di portarmi dietro la tua testa, perciò ho fatto un robot di neve. Non mi sento le gambe. Ma guarda, bisogna ammettere che i tuoi robot rispecchiano proprio il genio che è in te, dottor Eggman. Ma questo mi fa venire un'idea.
Forse so come far implodere l'Esamondo perduto attraverso l'assenza di gravità. Potremmo distruggere gli Zeti in un sol colpo. E sterminare anche ogni altro essere vivente. Ma sei impazzito! Certo, ci sarebbero degli effetti collaterali, ma... Degli effetti collaterali? Che razza di mostro! Tails! Mi dispiace, improvviso raptus di cattiveria! Che idea mettere la testa di un citrullo su un robot da battaglia! Col senno di poi, sono d'accordo con te, Doc. Grazie per l'aiuto. Potresti alzarti adesso? Non riesco proprio a capirti. Prima contempli seriamente il genocidio. E subito dopo salvi la vita a un tuo acerrimo nemico. Sono una persona complicata. E tu? Che ti passa per la testa, Tails? Avrebbe anche potuto ucciderti. Volevo solo dare una mano. Io adoro Eggman, proprio per questo suo essere complicato. Lo adoro ancora di più in Sonic Frontiers, ma penso che lo rivedremo in azione nell'update 3, e lo spero davvero tanto, perché come ho già detto lo adoro. Ma adesso dobbiamo tornare in questo livello per prendere l'ultimo Ringsa Rossa che ci manca. Mamma mia, finalmente! Sono rimasto qui per mezz'ora, perché subito dopo quella sezione c'è un checkpoint che mi impedisce di morire e di tornare lì. Mamma mia, lo odio questo livello. Far prendere questo ultimo Ringstella rossa mi ha fatto odiare questo livello. E non è così pessimo come livello, ma... Mamma mia! Perché? Se solo non ci fosse stato un checkpoint lì... Se solo non ci fosse stato un checkpoint lì, sarei riuscito a prenderlo molto, molto più in fretta. Invece no, ogni volta che l'ho mancato, ho dovuto ricominciare da capo il livello, uscendo e poi rientrando. Non c'è neanche un tasto per ripartire da capo, da dentro il livello. No, bisogna per forza uscire e manualmente rientrare. Mamma mia. Ci vediamo dopo questa battaglia. Zin è probabilmente la più facile tra gli Zeti, anche più di Zaz. L'unica cosa difficile sono i comandi della palla di neve, che sono pessimi. Seriamente, sono pessimi i comandi della palla di neve. Devo andare, chiamami. È difficile sterzare, è difficile fare tutto. È difficile fermarsi anche. Mamma mia. Questo sarà forse l'unico punto in questa serie in cui sono stato sul punto di rage quittare, perché seriamente non ne potevo più di rifare questo livello di nuovo e di nuovo e di nuovo. Va bene, nella prossima parte di Sonic Lost World completeremo Silent Forest. E dopo questa lunghissima per me puntata, alla prossima!